Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, vero, cerchiamo sempre, insomma, un po', sì, di parlare di notizie di cui si parla ogni giorno, però anche di scovare, insomma, questioni che restano sempre un po' ai margini. Cosa che faremo anche oggi e guarda, come sempre anticipiamo un po' quelli che sono i titoli di questa puntata. Chiedo ad Alessandra di seguirmi, come sempre, la mia regia. Allora, intanto scenari economici e politici, mercati, il bilancio del primo semestre, un primo semestre da panico, tra virgolette, insomma, abbiamo parlato spesso del panic selling. Ma in realtà, insomma, gli investitori stanno ancora aspettando una strada che i mercati non danno. E poi eccolo qui l'argomento, diciamo, un po' più centrale nella scaletta di oggi, che riguarda i mutui relativamente alla decisione delle banche centrali di alzare i tassi. Beh, allora a questo punto cosa succederà? Sarà in arrivo una stangata? La parola stangata, è protagonista di questo periodo, purtroppo, con l'inflazione in Italia che è arrivata all'8% e quella europea che è andata ben oltre l'8%. Andiamo avanti, parliamo di euro, c'è area di crisi. Ecco gli scenari con il dollaro che sembrerebbe da un certo punto di vista rappresentare ancora un porto sicuro, ma in realtà l'euro che ci sta, insomma, rimettendo anche per il tema sanzioni dell'Occidente nei confronti della Russia. E poi politica, un cenno anche a quanto sta accadendo nella maggioranza con il Partito Democratico che ha fatto, diciamo, io l'ho chiamata un po' l'ultima chiama per citare la chiama del Parlamento, insomma, al Movimento 5 Stelle che si sta un attimino ricostituendo al suo interno. Anche Grillo adesso non è più così confidente nel fatto che il Movimento possa reggere a questo urto, ma insomma, il PD dice se il Movimento 5 Stelle lascia non ci sarà più alleanza. Allora Giancarlo, intanto ti chiedo rispetto al bilancio del primo semestre cosa vuoi mettere in evidenza? Sicuramente è stato un primo semestre negativo, questa non è più una novità. È stato particolarmente negativo, anche se per la verità, per esempio, in Gran Bretagna non è stato un semestre brutto, il segno meno è quasi risibile. Da noi invece il segno meno, insomma, ha superato il 20%, meno 22%, quindi un dato veramente, deludente. Deludente anche perché dopo il 2021 che certo, era stato un forte rimbalzo dopo il crollo del 2020, però per molti era solo l'inizio della ripresa, invece è arrivato subito il 2022 a tarpare le ali a chi pensava di spiccare il volo. Quindi, diciamo, primo semestre negativo con tutti i punti interrogativi che nascono, certo, dal conflitto in Ucraina, ma anche dal fatto che la crescita che si prevedeva senz'altro non ci sarà. Poi dopo magari non si arriverà neanche a una recessione, almeno auspicabilmente, però una decrescita, ossia una crescita inferiore rispetto alle previsioni, oramai è scontata. Quindi Sì. adesso ci approcciamo al secondo semestre. Sappiamo che oggi Wall Street è chiusa perché per il giorno dell'indipendenza, insomma, qui sai che ti parlo da Vicenza, quindi ci saranno i È soliti fuochi vero. artificiali dalla caserma Ederle, perché chiaramente per gli americani è una festa, insomma, importante, anzi, probabilmente la festa più sentita dagli americani. E quindi ecco, aspettiamo ancora questo giorno di vacanza per Wall Street e poi da domani vediamo come riprende il mercato americano. È certo, è certo. Sì, assolutamente sì, anche se poi c'è il periodo estivo, no, che penalizza gli scambi, quindi automaticamente il tutto sarà un po' più visibile dopo l'estate, Giancarlo, però è così ogni anno, insomma, del resto. Sì, certo, però quello che succederà in questa settimana con le banche Eh centrali sarà sì, eh sì, eh sì, con i verbali e poi ci sono anche i dati sul mercato americano, insomma, venerdì, che si agganciano alle decisioni della Fed. Oramai sono quasi più importanti i verbali che non i
diciamo, le decisioni, perché le decisioni sono sempre scontate. Invece sui verbali veniamo a sapere delle cose che spesso ci stupiscono, insomma, quindi vediamo cosa uscirà, insomma. Assolutamente. Allora, Giancarlo, andiamo sui mutui, perché appunto tassi è una delle parole più nominate in questo momento, ovviamente, e mutui un po' meno, però chiaramente quando parliamo di rialzo dei tassi parliamo anche di un'incidenza su quello che è tutto l'ambito del prestito e quindi in primis del mutuo e della casa. Allora, in arrivo una stangata, cioè visto che insomma ormai ci aspettiamo le stangate pioverci addosso. Da ogni dove, del resto, bollette, gas, luce, l'inflazione in Italia è arrivata all'8%, i beni alimentari, adesso c'è il carrello della spesa, veramente rischia di diventare insostenibile, cioè da portare proprio, nel senso che appunto lo svuotiamo perché costano sempre di più i beni di prima necessità, eppure i mutui, quindi cosa succederà da questo punto di vista? Mamma mia, guarda, ogni volta che si parla di tassi, ovviamente l'informazione subito passa ai mutui perché i tassi naturalmente incidono sulle persone che hanno contratto dei debiti e gli italiani, lo sappiamo per la stragrande maggioranza, il debito degli italiani si chiama mutuo. Quel punto di vista lì, ecco, è una cosa positiva, cioè gli italiani è un popolo poco indebitato, molto poco indebitato e quasi esclusivamente indebitato per comprarsi una casa, quindi è un investimento più che un Sì, debito. bravissimo, stavo dicendo la stessa cosa, perché non lo vediamo come un debito fondamentalmente, no? Cioè paghiamo un mutuo per avere una cosa nostra, che è una casa, che sappiamo poi può essere appunto un investimento. Stavo esattamente dicendo la stessa cosa. Detto questo, però, ogni volta che si parla di tassi, eccetera, secondo me i media, diciamo, i giornali, in particolare, fanno confusione, cioè, danno informazioni che non sono corrette. Allora, intanto, prima cosa, non viene specificato che i mutui non sono legati al tasso che decide la Banca Centrale Europea, il tasso di riferimento, ma un indice che si chiama Euribor, che chiaramente sarà anche influenzato dalle decisioni della Banca Centrale, ma è comunque un altro indice. Quindi se aumenta di mezzo punto prossimamente, insomma, o di 25 centesimi, adesso vedremo. La Banca Centrale Europea, però, molto probabilmente l'Euribor rimarrà negativo. Cioè, tanto prima cosa questa. Però Seconda Giancarlo, ti faccio cosa. subito una domanda proprio anche come informazione, perché questo è importante. Però se per capire dove magari ci sbagliamo quando facciamo queste considerazioni, però se io ho un mutuo a tasso variabile, se la banca centrale alza i tassi di interesse, la mia rata finale sarà un po' più alta, è corretto o no? Allora, è corretto se contemporaneamente all'aumento del tasso deciso dalla Banca Centrale aumenta anche l'Euribor. Certamente l'Euribor sarà condizionato da questo aumento, ma l'Euribor è diciamo, il tasso al quale le banche si scambiano soldi tra di loro. Quindi non è detto allora, tanto per intenderci, fino a qualche mese fa, insomma, prima di inflazione, eccetera, allora, il tasso di riferimento era zero. Sì, certo. L'Euribor era meno 0,40, meno 0,38, cioè quasi mezzo punto di meno del tasso di riferimento. Quindi, quando il tasso di riferimento, se adesso dovesse aumentare di 50 centesimi, va a 0,50, magari l'Euribor va a zero. Cioè, non è detto che, o forse in maniera diversa, nel senso che non c'è un legame automatico. Certamente, ripeto, il tasso di riferimento, altrimenti non si chiamerebbe tasso di riferimento, inciderà.
ma non sarà una cosa automatica. Ok, e soprattutto se ovviamente analizziamo l'aspetto da questo punto di vista, non sarà una stangata, cioè potremmo avere un aumento, ma questo non dipenderà da quanto la Banca Centrale Europea alzerà i tassi. Allora, sulla questione stangata o non stangata, Sì. poi è un altro aspetto, ma da tenere fondamentale. Allora, come lei ha già detto, i mutui sono a tasso fisso o a tasso variabile. Chiaramente a tasso fisso non cambia. A tasso fisso, anziché l'Euribor, il parametro è l'IRS, che è un parametro leggermente diverso, superiore di solito all'Euribor, ma comunque chiaramente chi ha un mutuo a tasso fisso, a meno che non sia a tasso fisso per i primi 10 anni, che allora, cioè che è un tasso fisso ma dopo 10 anni si va a rinegoziare. Comunque, insomma, supponiamo, facciamo le cose più semplici, che il tasso fisso sia fisso, basta, fino alla scadenza e non, è chiaro che queste persone non avranno nessuna variazione della loro rata. Quindi l'unica cosa è quelli che hanno tasso variabile. Allora, i calcoli che vengono fatti adesso dai giornali Sì. normalmente sono in base a previsioni di aumento dei tassi e rispetto a coloro che hanno fatto il mutuo un anno fa o. Quindi dire un anno fa facevamo, per semplificare, facevamo un mutuo all'1%, oggi dobbiamo fare un mutuo al 2%, quindi quell'1% in più quanto pesa? Ok, ma nella realtà la stragrande maggioranza delle persone che hanno, che seguono, è perché hanno già un mutuo in essere. Allora, queste Certo. persone hanno un mutuo che oltretutto, non dico proprio agli sgoccioli, sta per finire, ma insomma, ha già super, diciamo che abbia già superato la metà della durata. Okay. Allora, il capitale iniziale è già sceso, quindi gli interessi nella seconda parte, diciamo, del mutuo, sono più bassi. Quindi, quando noi andremo ad aumentarli, aumentiamo degli interessi che però sono già diminuiti. Quindi non abbiamo delle variazioni così significative Ok. come all'inizio, cioè chiaramente la durata del mutuo è fondamentale per capire quanto pesa ovviamente un eventuale aumento, perché gli esempi che vengono fatti sono tutti su mutui che vengono stipulati oggi, di solito poi si prendono anche durate lunghe, 25 e 30 Certo, anni. certo, E certo. chiaramente lì la differenza si vede, ma se Ecco. uno ha fatto un mutuo di 20 anni e lo ha fatto 15 anni fa e gli mancano 5 anni, a questa persona certo gli aumenterà la rata, ma di poco, Certo, perché Giancarlo, oramai la gran parte degli interessi l'ha già li ha già versati. versati, assolutamente sì. Ecco, io ti stavo per fare la classica domanda da 1 miliardo di dollari o euro, ma forse è meglio di dollari. Adesso poi andiamo sull'altro argomento, che è questa, cioè è quello che chiedono in molti adesso. Ma è meglio se si deve accendere un mutuo oggi, farlo a tasso variabile o a tasso fisso? Ma quindi per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare anche la durata, che è quello che stavi dicendo tu. Non c'è una risposta univoca forse, o sì, per chi deve accenderlo oggi un mutuo, ammesso che lo chieda, perché poi c'è paura, no, a chiedere prestiti in questo momento. No, ovviamente non c'è una risposta univoca perché altrimenti tutti farebbero quello o tutti farebbero un tasso variabile se convenisse fare variabile o fisso se convenisse fare Sì. fisso. Manuela, permettimi di dire una cosa che forse stupirà le persone, però è la cosa più nella quale normalmente si fanno i maggiori errori. Attenzione, si pensa che scegliendo il tasso fisso, e quindi la rata, sappiamo qual è la rata e non cambia, sia una scelta diciamo che tranquillizza le persone, mentre il tasso variabile sembra che, cioè, viene passato come una scelta speculativa. La Sì. realtà è l'esatto opposto. Cioè, attenzione, è chi sceglie un tasso fisso che fa una speculazione, cioè
che fa una scommessa, perché certo, chi è sceglie il vero, tasso è vero. fisso, perché Scommette allora. che non ci, che non ci, che ci possano non essere troppe variazioni, no? Quindi scommetti sul fatto che il mercato andrà in quella direzione, è così detto proprio terra terra? No, ma è che scommetti anche che ci saranno degli aumenti, allora tu che sei stato Ah, furbo, hai scelto il certo. tasso fisso, no? Quindi la tua speculazione è sul fatto che ritieni che ci saranno degli aumenti, ma Ok. nella realtà il tasso variabile a parità è più basso rispetto al tasso fisso, proprio per questo motivo. Cioè, facciamo l'esempio, chi ha scelto 10-15 anni fa il tasso variabile anziché quello fisso, Ci ha ad oggi ci guadagnato? ha Ah, guadagnato certo. perché ha pagato di meno di uno che ha scelto il tasso Assolutamente, ma fisso. infatti guarda, per chiudere il discorso mi hai anticipato, ti stavo proprio dicendo questo, è innegabile, anche se ovviamente tutto quello che hai detto è corretto, l'Euribor eccetera, però è innegabile che in tutti questi anni di tassi a zero, chi aveva avuto un mutuo in essere ha pagato poco col tasso variabile, cioè ha pagato meno col tasso variabile. Quindi insomma, ecco, no? Per tornare al discorso del rialzo o meno dei tassi di interesse. Assolutamente. In più, ecco, diciamo la cosa per Sì. capire. La volatilità, tanto per far capire la questione tasso fisso, tasso variabile, la volatilità di un BTP, cioè di un titolo, appunto di un titolo pubblico a tasso fisso, è chiaramente molto superiore alla volatilità di un CCT, cioè di un titolo a tasso variabile. Proprio e questo a maggior ragione più le scadenze sono lunghe. Cioè, se Ok. io non vendo il titolo, compro un BTP, me lo tengo fino alla scadenza, vabbè, prendo sempre l'interesse e alla scadenza mi ridaranno le cose. Ma nella sua vita, quel BTP lì, il prezzo di quel BTP lì è andato su e giù proprio in corrispondenza dei tassi che possono essere andati su e giù, mentre il CCT si è sempre, cioè il titolo Sì. a tasso variabile, il suo prezzo si è sempre adeguato alla variazione dei tassi. Quindi questo è da tenere presente. Ok. Scegliere un tasso fisso in questo momento potrebbe ancora essere così preferibile per il fatto che sono ancora tassi bassi rispetto ai Certo. tassi storici, però Certo. non lo possiamo sapere cosa Eh succederà in no, futuro. eh no, eh no, se no non saremmo qui a parlarne. Allora, mentre andiamo sul. Abbiamo un paio di minuti per i prossimi due argomenti ciascuno, perché poi dobbiamo chiudere, però dobbiamo parlarne. Mentre andiamo sul prossimo titolo, ti leggo anche il messaggio di Roberto che scrive: Il mondo finanziario fa veramente sorridere. Al tempo di Draghi, le banche centrali hanno fatto di tutto per alzare l'inflazione al 2%, oggi ce la troviamo al 10%. Beh, al 10% ancora no, però insomma ci stiamo arrivando perché poi sale esponenzialmente, siamo oltre l'8%. E allora, o troppo poco o troppo tanto, scrive che ci stanno a fare se non c'è via di mezzo. Risultato che i fattori esogeni alle banche centrali come aumento del prezzo dell'energia e guerre per procura sono molto più forti. Allora, visto che peraltro ha citato anche il tema della guerra, l'euro, allora lascio a te io velocemente perché altrimenti, tra virgolette, perdiamo tempo. C'è aria di crisi, l'euro è tra le valute quella che insomma sta soffrendo molto a causa delle sanzioni euro e sterlina. Il dollaro sembra guadagnarci, ma ti chiedo se è ancora un porto sicuro per gli investitori che l'hanno un po' considerato un bene rifugio. Lo yen, storico bene rifugio, è stato deprezzato volutamente dalla Banca Centrale Giapponese per alzare l'inflazione. Lì c'è un altro tema, ne avevamo parlato dell'inflazione bassa in Giappone. A te tutti questi elementi, Giancarlo. Allora, più che il porto sicuro, il dollaro è aumentato perché aumentano i tassi e quindi, insomma, comprare oggi un titolo dello Stato americano, insomma, rende bene perché i tassi sono aumentati e non solo, le previsioni sono di ulteriori aumenti. Powell ha detto che farà di tutto per battere l'inflazione, per sconfiggere l'inflazione. Dire faccio di tutto per sconfiggere l'inflazione vuol dire alzerò i tassi, cioè la Certo. traduzione è quella. Quindi il dollaro oggi è così. L'euro
Scende per due motivi. Primo, perché non ha la stessa forza di alzare i tassi degli Stati Uniti, perché nell'euro ci sono dentro delle nazioni, noi ne conosciamo una a caso nel quale abitiamo, che insomma non è che abbiano una situazione economica florida, no? Quindi non è che possa aumentare troppo i tassi, perché se aumenta eccessivamente i tassi la Lagarde, l'Italia va in chiara difficoltà. Okay, quindi dovendo aumentare di meno i tassi si deprezza nei confronti del dollaro, ma si deprezza nei confronti di altre valute anche perché sappiamo che l'economia europea, anche per la questione delle sanzioni, non sta andando benissimo. Una su tutti, per fare un esempio, è sceso sotto la parità il cambio con il franco svizzero. Esatto. Cioè oggi, ieri, insomma, adesso non ho guardato questa mattina, comunque insomma, ci voleva meno, cioè un franco svizzero valeva più di un euro. Adesso questo vado a prenderlo quindi... mentre tu parli vado a prenderlo, vediamo quanto è adesso. Sì, Giancarlo, prego. Ecco, euro franco svizzero 0,17, sì, eccolo qua il cambio, 1. 1. Sì, esatto, euro franco svizzero, lo stiamo vedendo. Perfetto, perfetto. Sì. Quindi insomma, sulla parità. Sì, esatto, stavo confermando, certo. Ecco, quindi questo. E per quanto riguarda invece il Giappone, velocemente, quelli continuano a emettere debito pubblico e farlo comprare dalla banca centrale, non so, è uno stato che fa storia a sé il Giappone. Esatto. Comunque, chiaramente... penso che non possa rimanere un cambio dollaro-yen su quei livelli, perché tra un po', insomma, ci saranno delle... cioè l'America non può accettare un cambio del genere. Assolutamente, assolutamente. Allora, ultima battuta sulla politica. Ieri Franceschini ha lanciato un out-out al Movimento 5 Stelle. Cosa pensi succederà? Beh, allora, parlare di governo in bilico è troppo, anche perché ormai, insomma, parliamoci chiaramente, l'anno prossimo si vota. Però, insomma, tutto può succedere, non è che possiamo saperlo anche lì. Cosa ne pensi? Beh, è saltata fuori questa storia che ha detto De Masi, insomma, ha creato un po' di scompiglio, no? Cioè, sembra, cioè, secondo De Masi, dovrebbe essere una notizia a conoscenza di molti, noi l'abbiamo saputa da lui, ma comunque lui diceva che era una notizia già nota, che Draghi abbia chiesto di sostituire Conte, insomma, non gli andava troppo bene come Conte... così guidava il Movimento 5 Stelle. Naturalmente c'è una mezza smentita. Oggi dovrebbero parlarsi due Conti con Draghi, alcuni dicono che ci sono degli SMS, altri no. Fatto sta che poi quello che è successo con l'uscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle, la formazione di questo nuovo soggetto politico che dovrebbe trovare altri partner, si parla di personaggi come il sindaco di Milano Sala, che potrebbero far parte di questo agglomerato di centro. Insomma, il fatto è questo, che si sta andando verso le elezioni e i personaggi politici si muovono, cioè nulla di nuovo sotto il sole, se vogliamo dirla tutta, perché chiaramente quando ci saranno le elezioni uno cercherà di distinguersi dagli altri per prendere voti, e solo che nel frattempo il governo, cosa succede? Chiaramente sì, non manca molto alla fine della legislatura, però sono mesi fondamentali anche per il PNRR, quindi insomma, morale della storia, si vedono tutte queste fibrillazioni. Ok, va bene, ma insomma tu pensi che sia in bilico però il governo o no? Sono scaramucce interne? Penso di no, però forse non arriviamo a marzo, cioè forse ad ottobre ci sarà il... A quel punto forse sì, però per il momento l'estate penso che la passiamo con il governo. No, l'estate, sì, poi insomma ricordiamoci quello che è successo a Ferragosto quando c'era il precedente governo
Il primo governo Conte, non il secondo, perché adesso siamo al governo Draghi, inaspettatamente, appunto in estate, è crollato tutto, quindi insomma non si può mai essere sicuri. Ecco, però attendiamo, insomma diciamo che è un periodo di sorprese, alcune più amare, altre meno. Giancarlo Marcotti, grazie mille, naturalmente ti seguiamo con i tuoi video su Finanza in Chiaro e ti a presto insomma sulle fonti TV come ogni settimana. Buona giornata. Grazie a te Emanuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie a Giancarlo Marcotti. Allora, noi ci salutiamo per questa parte di live. Io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi. Seguiteci ancora, il palinsesto di Le Fonti TV continua e anche sui social ci siamo sempre. Buon proseguimento di giornata.